Ciao a tutti, amiche ed amici di YouTube, Luna Rossa Family, valorosi abbonati, amici dei gruppi chiusi Andromeda 1 e 2 e anche qui gli amici di YouTube che sono oggi qui per la prima volta. Benvenuti e bentrovati per un nuovo video oroscopo con i tarocchi. Allora, anzi, oggi vi faccio vedere, utilizzeremo i tarocchi Light Seers. Come dire, ecco, i veggenti di luce nella versione pocket, così li vediamo tutti quanti perché se no non ci passa neanche il tavolo. Allora, 14 carte perché oggi vedremo tutti gli aspetti in base appunto ecco, ai pianeti, tenendo conto anche eventualmente ecco, di ciò che sappiamo dei transiti. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, trovate sul canale 4 video dove l'introduzione è per tutti uguale, ovviamente. E poi trovate 4 video di tipologia diversa per i segni di terra, per i segni di aria, per i segni di acqua e per i segni di fuoco. Ognuno è suddiviso in capitoli, quindi voi vi potete spostare nelle varianti con i segni zodiacali di vostro interesse, perché appunto già tutto è facilitato dai capitoli. I timestamps li trovate nel box delle info o nel primo commento in evidenza, ma tutto dovrebbe avvenire con un certo automatismo perché ormai YouTube li divide in capitoli in automatico, anche quando non lo vuoi fare. Questo è quello che ho capito io. Ma prima di iniziare, fatemi ricordare di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché il nostro oroscopo diventerà sempre più bello, sempre più grande, sempre più divertente, sempre più specifico, sempre più analitico. E che ve lo dica a fare? Ovviamente sul canale trovate tante altre cose. Ogni giorno un appuntamento con una tipologia di video diverso, canalizzazioni interattivi, letture quasi personali, messaggi dove canalizziamo ecco una guida in questo senso ecco per voi o rivelazioni, poi non ne parliamo, i video con le sibille si salvi chi può perché sono veramente veramente cioè divertentissimi. Poi io sono un'appassionata di sibille, video con le Lenormand, troviamo tanti strumenti ecco di mantica per farvi, per canalizzare tante energie e tanti messaggi per tutti voi. Anzi, più sono le vostre interazioni e meglio è, a dire la verità, perché così io mi connetto proprio con le vostre energie. Detto questo, ovviamente like se il video vi piace, like se volete sostenere il canale, like per farmi capire come matchano le vostre energie. Se volete commentate, so che trattandosi di previsioni diventa un po' complicato, diciamo, ecco, essere subito agganciati a quelle previsioni che si svolgeranno nel corso della settimana, in certi casi si spalmeranno anche per il tempo successivo, ma ovviamente per chi vuole commentare, io sappiate che leggo tutti i commenti e mi fa tantissimo piacere. Che dire, poi ragazzi, io vi do appuntamento per gli altri appuntamenti del canale tutti i giorni. A tutti quanti auguro tanto amore, principalmente noi vediamo gli aspetti legati all'amore, ecco come il tutto avviene per promuovere ecco, l'amore nella vostra vita, gli aspetti che dovete un attimino attenzionare da quelli che potete in qualche modo ecco, invece favorire. Vi lascio un buonissimo ascolto, a tutti quanti auguro una bellissima settimana. Vedete, oltre al vostro segno zodiacale, quindi dov'è il sole nel vostro segno, la luna, Venere, almeno diciamo ecco l'ascendente, quindi segno zodiacale, ascendente e luna, quello proprio è il minimo, poi ovviamente se vi va potete vedere anche Venere, Saturno, Marte, dipende quello che vedete particolarmente sfidante o particolarmente promovente, diciamo in questo senso nel vostro segno, per tutti vi attenziono questo Urano. Detto ciò possiamo iniziare, amici miei, buona settimana a tutti e grazie, 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 grazie infinitamente per avermi scelta. Solo volevo ricordarvi, questa settimana, piccola postilla, ci sarà la live dopo l'operazione del gatto, perché lo facciamo sterilizzare, tutto un po' di cose incasinate, feste di compleanno, non ci manca niente questa settimana, faremo anche la live questa settimana, finalmente sono almeno 3 settimane che ve l'annuncio, spero che siate pronti. Ovviamente invece per chi degli abbonati non ha fatto la domanda e vorrebbe invece un consulto personale, come già hanno fatto altri, potete farlo con uno sconto che voi, se vedete nella bacheca degli abbonati, è annunciato lì. Va bene, o anche per chi si abbona e vuole usufruire di uno sconto per accedere a un consulto con un prezzo, come dire, in questo senso ecco vantaggioso. Vi fate due conti, vedete se vi conviene, giusto? Un bacione, buona settimana! Benvenuti, bentrovati amici del segno del cancro, amiche cancerine. Vediamo un po' cosa c'è per voi questa settimana. 14 carte. 14 carte, vediamo un po' cosa si vede qui.
Mazza. Adesso controllo l'inquadratura, perdonatemi, a volte mi dimentico dove sto. Ok, a fondo mazzo abbiamo lo Ierofante. Va bene. Cosa dire? Aspettate che ho bisogno di prendere la mia penna assistente. Aspettate un attimo, l'avevo vista qui da qualche parte. Sono sicura di averla vista qui da qualche parte. Infatti eccola qui. Eccola qui la mia penna assistente. Allora, cosa abbiamo per gli amici cancerini e le amiche cancerine? Intanto, l'energia di questa settimana, morte, rinascita, l'arcano maggiore del cambiamento, della metamorfosi. Quindi per voi questa è una settimana nella quale avviene letteralmente uno switch. Sicuramente la morte porta con sé anche qualcosa che uno si lascia alle spalle in maniera ultima e definitiva. Non si torna più su quel posto, come quando uno, non so se vi è mai capitato di portare qualcosa in un posto, dice ti conviene portarlo lì perché tu buttarlo lì, ti conviene portarlo lì perché poi tu non ci ritornerai mai più, qualcosa ecco di questo tipo, no? Perché poi uno pensa, ma sì, ma figurati se non ci ripassa, invece no, uno poi nella vita è preso da tante altre cose e non ci ripassa più lì effettivamente. E così abbiamo questa morte che a questo punto ti rendi conto che quella è una strada nella quale non passerai più, è finita, si è chiusa quella cosa. Però non è che tu stai lì a vedere solamente la fine, adesso tu vedi altro. Non è che vedi la fine del tunnel, è perché tu vedi qualcos'altro, diciamo, ecco, all'orizzonte. Sarebbe proprio questo il punto, no? È che forse sei stata anche refrattaria a questo cambiamento, ma anche se uno è refrattario, cavolo, se i cancerini sono refrattari a cambiamenti, anzi sono proprio quelli che non chiudono mai le cose, e allora le chiudono gli altri, o non le aprono gli altri al posto loro, perché poi la vita attira anche persone che in questo senso prendono posizione al posto tuo. Diciamo è proprio con la vita che ti spinge lì, no? Vediamo qui in questa posizione di Page di Spade, che poi sono uscite delle carte, infatti le ho messe tutte e due qui, e 10 di Spade, ancora una carta che parla di fine, quindi su qualcosa, su un pensiero, può darsi anche qualcosa della quale tu ti rendi conto. Il Page di Spade è uno spione, mettiamolo così per intenderci, quindi qualcuno che sta lì in agguato, ma non è un agguato perché uno vuole fare del male, no? E uno dice vediamo che fa, vediamo cosa posta, vediamo che succede, vediamo l'evoluzione delle cose, vediamo domani, vediamo rimandare, procrastinare, vedere quello che fanno gli altri, stare a vedere cosa è bene e cosa è male, anche per mettere in qualche modo un'etichetta. Adesso la tua iniziativa sul, diciamo, ecco, questa attività di spionaggio, direi che hai concluso la fase istruttoria, mettiamola così. Concludere la fase istruttoria significa che tutte le indagini che dovevi fare sono state fatte, cioè tutto quello di cui ti dovevi rendere conto, ti potevi rendere conto, effettivamente a una certa te sei reso conto, ti rendi conto. Per cui, tornando a questo ciclo di morte e distruzione, rinascita, fine e rinascita, tant'è vero che abbiamo questo Plutone che ce la porta con la Torre, quindi con un altro arcano maggiore da, diciamo, quegli effetti fotonici, mettiamola così, perché questa è proprio una rivoluzione con la Torre, no? Quindi la distruzione anche di un certo tipo, fammi dire, di vita come l'hai vissuta fino ad un certo punto. Adesso questa tua struttura
Questo tuo modus vivendi in qualche modo è stato messo in discussione, è stato toccato e intaccato e stai capendo che non sei più la stessa persona di prima, volente o nolente. Per cui non la vivi più come una distruzione, ma sei anche che ti senti distrutto, come una crisi. Adesso cominci a vedere i benefici di tutta questa crisi, perché ti stanno permettendo fondamentalmente di togliere tutto quello che si mette di mezzo, di ostacolo, per costruire una tua vita, diciamo, ecco, in una maniera che è effettivamente più sensata, più edificante, più concludente. Infatti, qua abbiamo un 7 di coppe. Potrebbe significare che potresti avere delle perplessità per delle scelte. Potresti, come dire, ecco, il 7 è una carta, come dire, ecco, di ci sono quasi. Rispetto magari a questa attività di indagine, mettiamola così, questa fase istruttoria, non so se hai in mente qualcuno per la quale forse avevi dei dubbi rispetto a mi sto illudendo, oppure questa persona potrebbe essere la persona giusta oppure no, potrebbe essere la persona adatta oppure no, fa per me, non fa per me. Diciamo che adesso qualcuno tra voi potrebbe avere qualche appetito rispetto a stare nel suo mondo fantastico, potrebbe essere un'operazione rifugio, ancora gli ultimi rimasugli di questa torre. Per altri, diciamo, ecco, dove la tua emotività trova l'humus, cioè la sua zona ideale, no? Il suo clima ideale, mentre per altri significa proprio invece fare questa attività di disambiguazione, per la quale appunto la fase istruttoria è terminata. Quindi adesso la fase successiva potrebbe essere anche, rispetto a questo 7 di coppe, mettere da parte quella parte tua emotiva che non ti porta a prendere una decisione, a imboccare una strada, a fare qualcosa e a rimanere appunto a bambanare, diciamo, con nell'emotività, nell'insicurezza a volte. Vediamo com'è la tua comunicazione questa settimana. Abbiamo un 4 di spade, probabilmente stabile, non c'è un plus, non c'è un minus, significa che forse per qualcuno di voi la zona di comfort si sta probabilmente molto a casa, nella propria quotidianità si trova la stabilità, probabilmente nel, come posso dire, ci sono cose che tu non vuoi cambiare, parliamoci chiaro, è la vita che ti sta mettendo e ti sta spingendo in quella direzione, è da parte tua, la mente tua comunque tende poi in maniera fattiva a fare sempre le stesse cose, a vivere la quotidianità sempre alla stessa maniera, a ritornare alle cose come le fai tu, cioè questo ti dà le tue sicurezze, le tue certezze, questo a prescindere se è socialmente accettabile oppure no, ok? O socialmente condiviso. Vediamo la lezione che apprendi questa settimana. 6 di pentacoli è una carta molto bella, perché significa anche dare una stima alle cose, dare un'etichetta, dare un valore, dare alla fine, come dire, ecco, un, vedi, fine della fase istruttoria, dare un senso alle cose, dare un significato, quello è. Quindi apprendi questa lezione, ce n'è voluto di tempo, la lezione l'hai presa, però sempre ricordiamoci che sei refrattario poi all'atto pratico a comportarti, a mettere in atto azioni diverse rispetto a come agisci solitamente. Ci può essere un cambiamento improvviso, un colpo di scena che ha a che fare o con un chiarimento, quindi un qualcosa che finalmente viene alla luce, un qualcosa che, come dire, ecco, anche la tua voglia di mettere in chiaro determinate cose, metterle in evidenza una volta per tutte, e da lì ovviamente non si può essere più come prima, morte, sole, ok? Quindi questo è proprio un colpo di scena. Ricordiamoci che abbiamo questo toro, congiunzione toro in Urano, stiamo lì, quindi per tutti ha un significato non indifferente, ha un peso non indifferente questo momento o questo transito, ecco, nel cielo. Andiamo a vedere adesso questo mago, che ce lo troviamo nella posizione di Nettuno, Nettuno l'incazzoso, lo chiamo io, no?
quindi emozioni, intuizioni, ma anche delusioni. Potrebbero esserci, guarda, significa che in qualche modo, ecco, la tua vita in questo momento e in questa settimana è piena di delusioni, incazzatine, incazzature, piccoli, la somma di tanti piccoli disagi. Mettiamola in questo modo, ok? Quindi ciò che tu pensi sia possibile fare, magari, ecco, fallo. In realtà hai tanto sul tavolo delle tue delusioni, ma sono tutte cose che puoi gestire se vuoi. Ovviamente, ecco, lo puoi fare già da questa settimana. Però, ripeto, siccome Nettuno potrebbe essere incazzoso e lamentoso, e quindi potresti rimanere a casa a lamentarti, per dire. Potresti rischiare queste, invece le energie sono invece favorevoli al movimento. Il sole è movimento e anche solarità contemporaneamente. Andiamo a vedere gli aspetti legati all'amore, quindi la luna, Venere. Per esempio, questa luna ce l'abbiamo col 6 di bastoni, quindi direi che anche una sensibilità che ti fa avere le intuizioni giuste in ambito sentimentale, quindi direi molto buona. La tua vita sentimentale in questo momento potrebbe avere una svolta positiva. E per quanto riguarda l'amore, quindi Venere, il desiderio, 4 di coppe, probabilmente è come se tu sei lì che aspetti che faccia qualcosa qualcuno anziché prendere iniziativa tu, per esempio, no? Ricordati di questo sole, ricordati di questo mago, ricordati la torre, vecchi schemi che non si ripetono più alla stessa maniera. Andiamo a vedere adesso invece la ferita. 7 di pentacoli è una carta che ci rappresenta gli aspetti legati alla materia, quindi fondamentalmente anche il raccogliere, legge causa-effetto, raccogliere i frutti, no? Prendersi delle soddisfazioni, in certi casi anche una frustrazione, no? Quindi la tua ferita karmica ha a che fare con qualcosa che è legato a un'aspettativa, ok? Quindi infatti qua lo vedevamo, soprattutto nei sentimenti, tu aspetti, ma invece ti devi muovere. Però c'è questa spinta antagonista adesso, Per quanto riguarda i nodi lunari, sud e nord, re di coppe e giudizio. Abbiamo quindi questo re di coppe che dice che, diciamo, ecco, l'ostacolo è proprio quello di andare probabilmente nella direzione di un amore maturo. Re di coppe significa anche sensibilità di chi si lascia andare nei sentimenti e ha fiducia nei sentimenti. Quindi si mette in gioco nei sentimenti senza tenere conto proprio delle ferite, ok? Di rifiuto, di abbandono, di ingiustizia, di tradimento, che è tutto ego, 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 che qua invece incontra l'arcano maggiore della morte, trasformazione. Infatti ci sono possibilità di rinnovamento, ci sono possibilità che sono legate a contatti, telefonate, legate a un destino, quindi come finalmente poter dire veramente quello che uno pensa, quello che uno sente, a prendersi anche la responsabilità verso se stessi, no? Di darsi delle possibilità, questa è appunto l'opportunità per te questa settimana, a prescindere proprio dal risultato. L'ombra qual è? 8 di pentacoli. La continuità, farlo con continuità, l'impegno costante, quindi sai, come il picchio. Magari, ecco, non tantissimo, ma la quotidianità, farlo con la costanza, come il lavoro poi fondamentalmente, no? Invece a volte si ha la percezione che la vita sentimentale, o soprattutto la vita sentimentale, con dei costrutti che abbiamo in questi tempi moderni, che non sono più quelli di delle canzoni di Albano e Romina, oppure di, come ti posso dire, di Gianni Morandi, in ginocchio da te, non ti merito più,
adesso i temi trattati sono diversi, gelato, cioè quelli di, le canzoni di Pupo, avete presente? Cioè proprio le canzoni che noi ascoltiamo, i film che noi vediamo, ci parlano dei nostri costrutti mentali o anche instillano determinati costrutti mentali, no? Per cui ci rapportiamo a dei modelli che non sono poi molto funzionali, perché parlano tutti di battere la ritirata, parlano tutti di ferite, di rifiuto, di non accoglienza, capite? Quindi alimentano la ferita, alimentano l'ego anziché alimentare l'amore, l'anima. Va bene, infatti qua abbiamo lo Ierofante, che è una carta che dice: se ti liberi da un certo bigottismo, cioè da un senso morale che diventa, come dire, ecco, un freno, ecco, magari inizia la tua fase di ascesi, quindi di cambiamento e di rinascita, con un tuo sé trasmutato, cioè anche la parte migliore di sé che viene messa in luce, ok? Perché poi qual è la virtù migliore, diciamo, ecco, del Cancro? Essere accudiente nei confronti degli altri. Quindi un Cancro, una Cancerina che stanno da soli non è la sua cifra, non è proprio la sua cifra. Anzi, i Cancro sono proprio fatti per i figli, i nipotini, per tutte queste cose. Va bene, ok, a meno che non viaggiano alle ottave basse. E allora, se uno viaggia alle ottave basse, se ne deve rendere conto un po' questo, quello che sta accadendo, e spingersi, darsi le motivazioni, che a quanto pare ci sono anche adesso, per andare nella direzione, diciamo, ecco, della realizzazione del proprio scopo di vita e di anima, al netto dei costrutti. Va bene? Un bacione, amici cancerini, ci vediamo la prossima settimana, like se il video vi è piaciuto, io vi ringrazio per avermi ascoltato, aspetto di leggere i vostri commenti, prossima settimana nuovo oroscopo, ogni giorno c'è un nuovo video sul canale, andate a vedere anche gli altri aspetti del vostro tema, la luna, Venere, se vi interessa l'amore o altri ambiti, noi ci vediamo, se vi va, ogni giorno, ciao! Eccoci qua, amici dello Scorpione. Ho già fatto il tiraggio delle vostre carte, perché avevo gli altri dispositivi che mi stanno lavorando per trasferire i file degli altri segni zodiacali, e quindi mi sono fatta prestare il telefono da un familiare per continuare a registrare, perché oggi ho dei tempi stretti e tra l'altro lavorerò fino a tardi, quindi non vorrei che finisse come l'oroscopo del mese di maggio. Allora, tornando a noi, vediamo cosa ci dicono le carte per voi per questa settimana. Prima di tutto le vostre energie, con questo 5 di spade, dice: ma che tengo, mal di testa? No, sono delle energie un po' fiacche, potremmo dire fiacche, perlomeno non è fiacco perché siete fiacchi voi. Vedi, il 5 di spade è una carta che dice: io c'ho qualche pensiero, terrei qualche perplessità, non vorrei fare una cosa che non ne vale manco la pena, perché magari ci resto pure male, perché magari faccio un buco nell'acqua e dice: non voglio manco spendere energie, meglio che mi vado a fare un pezzo di sonno. Ma chi me lo fa fare? Più o meno sono delle energie un po' così per voi questa settimana, no? Infatti, con il Re di Pentacoli, diciamo, ecco, le iniziative vostre sono legate all'impulso di essere persone costruttive. L'idea sarebbe quella lì, dici: io faccio per costruire, di certo non per perderci. L'idea è quella lì, quindi quantomeno volete mantenere lo status quo, mettiamola in questo modo. Per quanto riguarda gli aspetti plutonini, quindi di cicli di fine, rinascita, beh, siete proprio, è la vostra cifra, infatti l'arcano maggiore della morte, che è proprio la cifra del reggente, degli amici del segno dello Scorpione, quindi Plutone, si fanno presenti per voi questa settimana, almeno nella mia stesa, perché significa che proprio gli effetti plutonini hanno, sono a pieno vigore per voi, quindi qualcosa che muore per poi rinascere, c'è la discesa in questo senso agli inferi, che è appunto data magari da questa agonia, chiamiamola in questo modo, questo senso di agonia. Giove, di che cosa ci parla per voi questa settimana?
di appetiti sentimentali, quindi voglia di innamorarsi, voglia di amare, di essere amati, voglia di novità anche affettive, no? Ma anche di tanto amore, di un amore che sia un gioiellino a dire la verità, quindi con la sensibilità, con il trasporto, con la freschezza, con la fiducia. Sapete, quando uno apre le finestre e cambia finalmente aria, un po' la sensazione sarebbe questa, ma di tanto, tanto, di un amore generoso che non si risparmia. Le vostre comunicazioni questa settimana o la vostra attività mentale è molto legata ad aspetti già compiuti o ad aspetti emotivi già vissuti, quindi cose legate, che so, a dovete parlare di come vi sentite, di come vi relazionate, della vostra emotività, dei vostri parenti o dei vostri amici, a situazioni che sono legate a qualcosa, ad una vicenda del passato. Per quanto concerne la lezione che apprendi questa settimana, quello che arriva ad apprendere, come dire, ha a che fare con l'otto di pentacoli, cioè il portare a termine comunque qualcosa, anche se cioè ha a che fare con il portare a termine qualcosa, ma la vostra energia, vi ricordo, è quella di chi invece si vuole sottrarre in qualche modo a qualcosa di impegnativo. Diciamo, come si coniugano queste due carte, diciamo, queste due lame, come si possono coniugare con il fatto che magari mettete in discussione che se le cose non ne vale più la pena, non si possono portare a termine. Ecco, questo fine, rinascita, dice anticipo la fine, per esempio, potrebbe significare. Andiamo a vedere Urano. Cambiamenti improvvisi e colpi di scena, direi, potrebbero accadere. Non è detto, abbiamo il matto, può essere qualcosa che riguarda una fine, come può essere qualcosa che riguarda invece un inizio. Vedi un po' come ritorna ancora l'aspetto plutonino del tuo segno. Cambiamo girone, andiamo su Nettuno. Mistero, mistero e delusioni, page di coppe. Mi ama o non mi ama? Essere o non essere, questo è il problema. Quindi, come dire, ecco, la non la delusione, l'aspettativa o la premonizione che qua o resti col cerino in mano, ma è una cosa tua che vedi qua, non è che ti sto dicendo che ci resterai, no? Quindi sono paure, no? Che resti, come dire, ecco, come l'appeso, quella persona che ti fa aspettare molto, che non ti dà delle risposte subito, che ti fa stare lì a sobbollire, no? Infatti hai una luna in quattro di spade, te ne fai un pochetto una malattia, eh? Quindi dice, vabbè, ma che devo fare? Magari ora mi chiama, magari ora mi manda un messaggio, magari mi pensa, magari mi fa, magari mi dice, magari mi arriva un segno, magari è cosa, sai che c'è, non ho voglia neanche di uscire perché aspetterò e dormirò finché mi arriva sta telefonata, per esempio, la notifica, quello che è l'amore, Venere, ce l'abbiamo col 6 di bastoni, quindi vissuto come un combattimento interiore, ma con l'idea anche di non scendere in battaglia adesso, ma semplicemente di aspettare l'incoronazione. Dice, mi chiameranno per la cerimonia di incoronazione. Ha scelto me, vuole me, ama me, tipo qualcosa di questo tipo. Andiamo a vedere Chirone, la ferita e il karma. Ha a che fare in questo momento con le cose che avvengono con una certa rapidità. Infatti, per te questa è una settimana legata a un mistero, qualcosa che, vedi qua, si vede questa luna sommersa, non si sa, e che magari tu aspetti che possa emergere. Infatti, questo Urano che dice succederà, non succederà, probabilmente dipende proprio in virtù di questi aspetti plutonini del tuo segno che qua si vedono, spiccare proprio, ecco, come gli gnocchi che vengono a galla. Anche da altri aspetti del tuo tema natale, che in questo caso ti invita a vedere eventualmente, no? Soprattutto questi aspetti legati alla Luna e alla Venere, se tu in questo senso le aspettative ce l'hai o queste cose le senti che riguardano la tua vita sentimentale. Allora, dicevo quindi la comunicazione, le cose che avvengono con una certa rapidità, dice quanto tempo ci vuole, nel frattempo mi metto a dormire. Andiamo a vedere adesso le polarità. Nodo sud, nodo nord. Vediamo un po' gli ostacoli possono avere a che fare con il sentirsi amabili, attraenti, il sentirsi appetitosi in questo senso. Dice, ma questa persona mi vede per quello che sono, vede la bellezza in me o vede la strega che è in me? Perché poi lo scorpione, no, è un po' dark in certi momenti, un po' gotico. Andiamo adesso a vedere invece l'opposto, qual è l'opportunità? Regina di spade, invece diventi un po' come... Non so chi di voi ha visto Il Trono di Spade, no? Il personaggio Cersei dopo la morte del re.
del coniuge. Quindi una persona che accetta questa nuova fase della vita in qualche modo con l'adattamento, l'opportunità dell'adattamento anche lì dove non dovessi essere, per dire, la prescelta o il prescelto. Qual è l'ombra? La papessa, infatti è proprio tutto quello che avviene nell'inconscio, quello che avviene più che nell'inconscio, che avviene nel mondo di Ade, quindi nel mistero. Proprio quegli aspetti gotici che ti ventilavo un istante fa, no? Dice, cosa succede in questa stanza tutta nera dove non si vede proprio niente? Un po' l'idea è quella di neanche accendere la luce, non è accendere la luce lì dove c'è tutto nero, ma di vedere con gli occhi dell'intuizione, delle premonizioni, dove c'è il buio, dove non si vede niente. In qualche modo voi ce l'avete questa cosa di vedere dove, cioè dove non si vede niente, dove c'è il mistero, un'attrazione per il mistero. Quindi state vivendo un momento nella quale ci può essere un certo disagio, ma anche allo stesso tempo una certa aspettativa. Quindi è una settimana dove forse non si vanno a sbloccare determinate cose, secondo me non si vanno a sbloccare, perché dipende anche dagli aspetti del segno della persona che stai pensando, giusto? Quindi casomai valli a vedere se vuoi, ma fondamentalmente quello che si vede è che è una settimana dove tu e Plutone state molto vicini però sì, è una settimana che lascia il segno sicuro, si mette un punto per una partenza, quello sicuro. Va bene, amici dello Scorpione, per voi è tutto, fatemi sapere come vi risuona, like se il video vi piace per farmi capire come mettono le nostre energie, oppure per sostenere il canale, c'è sempre un buon motivo per lasciare un like, e niente, noi ci vediamo, se vi va, la prossima settimana con l'oroscopo, ogni giorno con un nuovo video, tanto amore, ciao! Eccoci qua amici del segno, dei pesci, scusate, mi controllo qui i dispositivi, perché ci vogliono tre dispositivi per fare l'oroscopo. Vediamo cosa c'è per voi questa settimana. Wow, allora, fondo mazzo, aspettate che avvicino il tutto, abbiamo il 5 di bastoni, speriamo che non avete a che fare con quelli della Vergine, perché potrebbe essere una settimana sfidante, diciamo, ecco, anche per loro, e quindi vi trovate, come dire, qua a scornarvi. Ok, qua sta finendo, allora, va bene. Cosa si vede per voi pesciolini? Intanto l'energia della settimana, paggio di pentacoli, quindi spirito di iniziativa ma con umiltà, nel senso che ho iniziato un corso, una scuola, un apprendistato, qualcosa che ha a che fare certamente con una cosa che non avete mai fatto prima. E quindi è un mettervi in gioco, in qualche modo, recuperare probabilmente una passione del passato, probabilmente la sfida per voi riguarda magari, ecco, questo aspetto qui. Infatti lo spirito di iniziativa comunque è legato a qualcosa di piacevole, per qualcuno può avere a che fare con una soddisfazione che so lavorativa, per qualcuno è una soddisfazione proprio personale, tipo sai quando uno dice devo comprarmi, che so, questa macchina, la Porsche Macan, per dire, no, dice finalmente me la sto comprando, finalmente mi passo questa soddisfazione, questo piacere. Plutone, distruzione, morte, fine, rinascita. Guarda, qua abbiamo il Sole, che è una carta che parla di successo, ok? Quindi probabilmente c'è un aspetto legato a un qualcosa che arriva alla fine. Ecco questa... questo aspetto che si vede di questo aspetto edonista, adesso si arriva, come dire, qua al traguardo, al successo, finisce, però dopo ovviamente magari
dovrete fare, avere altre ambizioni, per dire, no? Altri aspetti da coltivare, no? Però questa soddisfazione sicuramente, diciamo, è come la prendete. Finalmente questa cosa arriva col fiocco, come si suol dire. Per quanto riguarda Giada, infatti abbiamo il paggio di coppe, si finiscono le attese, si sbloccano le cose, quindi per voi è come sai quando i bambini vanno al Luna Park e si possono comprare, oltre a farsi tutti i giri che vogliono, tipo Pinocchio e Lucignolo, no? Nel paese dei balocchi anche mangiare tutte le cose che vogliono, le caramelle, senza nessuno che gli dice ti verrà mal di pancia, eccetera, eccetera, un po' così. Per te questa settimana la sensazione è proprio questa. Cosa si vede in posizione di questo asso di pentacoli che rappresenta il tuo mentale? Opportunità, una grande opportunità. Per qualcuno può anche significare un trasloco. Per qualcuno può significare avere finalmente quel lavoro, quella casa, quella cosa che hai tanto agognato. Si vede una cosa che hai tanto conseguito, pensato, cioè hai pensato molto con la testa a questa cosa. Saggezza, 5 di coppe, la lezione che apprendi. 5 di coppe è una carta che sta in mezzo, praticamente, no? Quindi nel settore delle coppe ha a che fare con la famiglia, ha a che fare con un rimpianto, quindi è come se tu lasci qualcosa per prendere qualcosa di nuovo con l'aspettativa che sia di meglio, con la paura che invece dice, caspita, se faccio un buco nell'acqua, ma intanto goditi questo momento, per dire, no? E poi abbiamo questa temperanza, l'improvviso, un cambiamento improvviso, quindi cosa può significare? Intemperanze all'improvviso, che si rompe un equilibrio rodato. La temperanza parla di continuità, infatti. Può rompersi una comunicazione. Può rompersi una limpidezza e diventare le acque torbide. Non vale per tutti, ma sicuramente, ecco, per qualcuno sì, però questo è quello che dice l'oroscopo del segno dei pesci. Andiamo a vedere Nettuno che ci parla di coppe. Guarda, sono premonizioni che hanno a che fare per te. Cioè, Nettuno è litigioso, parliamoci chiaro, è vendicativo, mettiamolo così, è distruttore. Qua ha a che fare con il 10 di coppe, però con il senso della preveggenza. Attenzione che per qualcuno di voi del segno dei pesci può significare che si gettano le basi di una rottura sentimentale. Lì dove c'è una famiglia con dei figli, per esempio, non vale per tutti, per qualcuno potrebbe significare questo. Qua si vede la tua sensibilità alla luna, alle emozioni. Abbiamo un re di bastoni. Niente, siete militari, responsabilità, quello che si deve fare va fatto e pretendete che venga fatto, non solo per quanto riguarda voi, ma anche e soprattutto lì dove, per esempio, vi rapportate, che so, con un uomo, con un padre, un marito, un fratello, qualcuno che deve fare la sua parte come maschile in questo senso, no? Quindi altrimenti significa che la devi fare tu. Significa che se tu sei un uomo, devi fare l'uomo di casa, per dire, no? Devi prenderti le tue responsabilità nel tuo ruolo. Per quanto riguarda invece questo 2 di spade, che parla di amore, stallo nella vita sentimentale. Non è che è una vita sentimentale foriera di chissà quale felicità, anzi, sembra anche che in qualche modo lì dove tu hai avuto, che so, i piedi in una scarpa e la testa in un'altra scarpa, ecco, probabile che il problema sia proprio questo qui. Cioè l'essere rimasti, come dire, con questo tipo di squilibrio tra il pratico e il grammatico. Per quanto riguarda il giudizio, qui questo arcano maggiore ci rappresenta la ferita karmica, è il passato o cose del passato che riemergono come dei fantasmi, come quando arrivano gli zombie, tipo nei film, così. Ferite potrebbero essere del passato e quindi è come se si è riattivata una ferita del passato, che può essere un abbandono, un tradimento, un sentirsi rifiutati, non ti accetto per come sei, devi cambiare, così non mi stai bene, oppure anche un'umiliazione, sentirsi mortificati, dice un'altra volta, ci sono cascata di nuovo, tipo così. Andiamo a vedere le polarità, nodo sud, nodo nord, il nodo sud. Le prove, gli ostacoli, la luna, l'incertezza della vita, ma anche le cose nascoste che non stai capendo, la tua emotività, ma dove mi porta? Dici che non ci sto capendo veramente niente. Le acque del segno dei pesci sono molto profonde rispetto a quelle degli altri due segni zodiacali. Quindi qua stiamo andando a toccare, diciamo, ecovette molto vicino a quel Saturno che vi accompagna per un po' nel vostro segno, ma non vi preoccupate, alla fine di sto giro della giostra sistemerà tutto, sappiatelo.
anche magari, ecco, forse un annetto in più, mezzo annetto in più, dipende da come ve lo vivete nel frattempo. Si sistemano e si chiudono tutti i conti, tutti i rubinetti, tutti i tubi, si cambiano tutti gli impianti e vedete che poi la vostra vita prende un altro ritmo totalmente, perché non è che capita spessissimo di avere per un tot periodo Saturno nel proprio segno, ok? Allora, andiamo a vedere il 2 di coppe, che è una carta legata invece alle opportunità. Sono opportunità legate ad un equilibrio dei sentimenti, ad un equilibrio nella in una situazione di coppia, ma anche a comprendere tu che vuoi dalla tua vita amorosa, sentimentale? Qual è veramente il collante, quella che è per te la funzione logica e analogica dell'equilibrio? Forse dovresti farti veramente delle domande. Hai l'opportunità di comprendere cosa ti fa stare bene in coppia rispetto a quello che non ti fa stare bene in coppia a te rispetto a qualcun altro, perché si è in due, no? E infine, Lilith, l'ombra, 4 di spade. Probabilmente. Per qualcuno potrebbe anche significare che non stai proprio benissimo, e questo è un momento nel quale forse è meglio riposarsi un attimo per ritrovare una calma, soprattutto se il periodo lo ritiene un po' sfidante. Va bene? Ok, amici dei pesci, per voi è tutto. Se vi va, fatemi sapere come vi risuona. Io vi ringrazio per avermi scelto. Ovviamente, like se il video vi piace, non è che sono notizie bellissime, però voglio dire, mi piace anche per sostenere il canale, anche per farmi capire come mettono le nostre energie. Se vi va, potete commentare, così io so anche perché leggo tutti i commenti e quel tutto. E mi viene anche meglio a fare il vostro oroscopo, perché entro in qualche modo a canalizzare le vostre energie ancora di più. Detto ciò, ovviamente ci vediamo la prossima settimana con l'oroscopo e ogni giorno, se vi va, con un nuovo video sul canale, vi ricordo la live, tutte le cose che avevo dette nell'anteprima, ecco, dei segni zodiacali. Buona settimana, ciao!